Oggi abbiamo fatto un altro incontro, stiamo lavorando sui temi, stiamo continuando a lavorare molto bene sui temi, il clima è costruttivo, quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Il punto è questo, chiunque attacca Luigi Di Maio di fatto sta attaccando il Movimento 5 Stelle perché lui è il nostro capo politico, io dico che con i veti non possiamo andare lontano, questo è ovvio, quindi i veti non fanno mai bene, quindi dobbiamo sicuramente superare. Se Conti è 5 sulla piattaforma Rousseau, se dopo l'incarico a Conte è inaccettabile, voi siete intenzionati a fare questo voto, come ha detto Luigi Di Maio, solo dopo l'incarico? Guardi, se posso rispondere io credo che il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato di voler coinvolgere, i propri iscritti attraverso la propria piattaforma anche quando si tratta di scegliere i parlamentari che poi vengono nelle istituzioni, e questo voglio dirlo anche ai colleghi che in qualche modo hanno criticato questa scelta. Il percorso su quando farlo è stato condiviso con gli organi istituzionali, compreso il Presidente Conte, che era consapevole della necessità di fare il voto, e abbiamo assieme deciso quando farlo. Qui dopo l'incarico sarebbe nel caso. Certamente, non oggi con le procedure istituzionali, costituzionali. E perché l'incarico, c'è un presidente che accetta un incarico con riserva ovviamente per la formazione del governo, e quindi la decisione finale ciascuno la prende in un modo. Ci sono i partiti che le decidono nelle segreterie di partito, noi le decidiamo invece facendo coinvolgere centinaia di migliaia di persone che sono i nostri iscritti.